qualche sentimento nel concerto del cantautore Luca Carboni, prima tappa lucana, Viggianello. E dallo sport agli spettacoli, ieri sera a Viggianello applausi per Luca Carboni che si è esibito nel suo fisico e politico tour. Vediamo. Mario. Un tuffo tra i grandi successi del passato, successi che come nel caso di Ci stiamo sbagliando, targata 1984, hanno ormai 30 anni di vita. All'epoca 50.000 copie vendute ed un balzo in cima alle classifiche per l'esordiente Luca Carboni. I brani del cantautore, rinfrescati dai nuovi arrangiamenti, conquistano ancora il pubblico. Ricca la scaletta del concerto, da Inno nazionale a Ci vuole un fisico bestiale, passando per l'indimenticabile Mare Mare. A trascinare i lucani ci pensa però il ritmo della mia città. Introspettivo e malinconico, sentimentale ma con spunti rock. Questa la ricetta di Carboni, protagonista da decenni della scena musicale italiana. Sul palco con lui Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vince Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari alle tastiere. Le prossime date del cantautore in Basilicata, il 18 agosto a Ruvo del Monte, il 9 settembre a Calvello, per tutti quelli che vorranno rivivere le emozioni del fisico e politico tour.